Ci siamo, finalmente arrivano le prime case per le popolazioni vittime del sisma. Beh, è un bel primo traguardo qui a San Pellegrino. I danni, il sisma l'ha provocato soprattutto il 24 di agosto, quindi queste sono le prime 18 casette consegnate alle famiglie che avevano la casa inagibile e naturalmente con i criteri di dare priorità ai bambini, agli anziani e a coloro che avevano la casa danneggiata. È come dire, anche in presenza di un inverno che è stato particolarmente duro, con neve, con temperature molto basse, e le imprese, e i privati e coloro che hanno coordinato il tutto, quindi la regione e la protezione civile, hanno credo dimostrato che lo Stato c'è quando prende gli impegni e li porta avanti e che concretamente oggi, ripeto, è un primo traguardo importante, sapendo che nel frattempo i lavori continuano ad andare avanti. E quindi presto la popolazione di San Pellegrino sarà sistemata tutte in case, tra l'altro anche molto belle. Ci sono state tante polemiche, se era giusto recuperare quelle di 20-25 anni fa oppure utilizzare attraverso le gare previste dalla legge una tipologia di casetta nuova. Mi pare che abbiamo avuto ragione, perché poi entrando e guardandole si dà il senso di ridare una speranza e insomma, un'idea di futuro a chi dovrà passare qui dentro, credo, diversi anni. Un'installazione tempestiva di strutture di ricovero temporaneo, che sinceramente dire di ricovero temporaneo è un po' molto riduttivo, nel senso che queste sono delle strutture che hanno tutti quanti i comfort del caso. Abbiamo quindi visto con grande auspicio questa giornata e abbiamo registrato nel corso del tempo un fabbisogno che ad oggi è di circa 3.200 soluzioni abitative di emergenza. Solo qui a Norcia, se non ricordo male, sono 210 le SAE che fino adesso sono state comunicate come fabbisogno, però ci sono in corso tutte quante le verifiche di agibilità, delle quali ovviamente potrebbero venire fuori ulteriori fabbisogni. Quindi concludo dicendo e ringraziando soprattutto il sindaco e augurando a coloro i quali si vedranno assegnate le chiavi di poter permanere in queste strutture nel migliore dei modi e di trovarsi veramente bene. Grazie. Ci siamo incontrati 2 mesi fa a Perugia allo Stadio Curi in occasione della presentazione della manifestazione del logo sulle maglie del Perugia I Love Norcia. Io le chiesi come va e la sua faccia non era molto allegra. Adesso le rifaccio la stessa domanda: come va? Beh, dovrei dire ancora non benissimo perché ovviamente abbiamo molto lavoro da fare, però oggi è una giornata di grande felicità, è una giornata di grande speranza, è una giornata che attendevamo veramente da tanto tanto tempo e quindi oggi va veramente bene, non benissimo nel senso che oggi consegniamo i primi 18 moduli, ne dobbiamo consegnare ancora centinaia, è questo però il primo importante passo attraverso il quale è possibile vedere la qualità del lavoro che stiamo facendo, la qualità del lavoro che tutte le istituzioni insieme stanno tentando di mettere a disposizione dei nostri concittadini. Credo che oggi, dopo tante polemiche, tutti abbiano avuto la possibilità di poter vedere e quindi finalmente le prime 18 famiglie del nostro territorio, le prime della frazione di San Pellegrino, la più colpita dopo gli eventi del 24 agosto, ritrovano una casa e non ritrovano una casa provvisoria, ritrovano una casa accogliente, dotata di ogni comfort, dalla quale poter ricominciare, ripartire e pensare anche di ricostruire la propria abitazione principale. Abbiamo visto momenti di commozione, vedo che anche lei è provato, diciamo, da questa giornata. La sensazione è che veramente si sia fatto un bel lavoro. Siamo stanchi, siamo veramente stanchi dal 24 agosto, sono 5 mesi che senza pausa lavoriamo tutti i giorni, ci mettiamo a disposizione tutti gli uomini che sono qui, tutti gli uomini delle istituzioni stanno lavorando e hanno lavorato ventre a terra, gli uomini delle aziende che hanno lavorato qui sotto la neve, sotto il ghiaccio, sotto il gelo. È chiaro che la stanchezza affiora, non possiamo permetterci il lusso di mollare, non è ancora questo il momento di riposarci, ci riposeremo quando ve ne sarà l'opportunità. Grazie.